Ciao, sono Michelangelo Moggia. Oggi ti voglio presentare il Giuramento degli Orazzi, dipinto dal francese Jacques-Louis David nel 1784, uno dei capolavori dello stile neoclassico. Il quadro è ispirato a un episodio leggendario dell'antica Roma, gli Orazzi e i Curiazzi. In sostanza, Roma era in guerra con la città di Alba Longa. I re delle due città, per evitare di far scontrare gli eserciti, decisero che avrebbero combattuto tre campioni che erano anche fratelli per parte: i Curiazzi per Alba Longa e gli Orazzi per Roma. Alla fine vinsero gli Orazzi. Il pittore mostra il momento in cui i tre fratelli ricevono dal padre le armi e giurano fedeltà a Roma. Hanno tutti un'espressione molto determinata e fiera perché sanno di svolgere un compito estremamente importante. Altrettanto fiero e deciso è il padre, che si trova al centro del dipinto e consegna ai figli le spade. Sulla destra poi ci sono le donne che piangono e si disperano insieme ai bambini. Si nota subito la differenza tra la forza fisica e morale degli uomini e la debolezza delle donne. Se ci fai caso, anche le linee confermano questa sensazione. Gli uomini sono modellati lungo linee rette che danno un senso di energia e di tensione, mentre le donne con linee curve e morbide. Lo stesso discorso vale per i colori, quelli delle donne sono infatti più tenui e delicati rispetto a quelli degli uomini. La scena poi si svolge lungo una linea orizzontale, come se si trattasse di un bassorilievo classico, greco o romano. Lo puoi verificare confrontando il quadro di David con un bassorilievo romano, appunto, come questo, per esempio. Lo spazio è organizzato in modo chiaro e ordinato, e le tre arcate sullo sfondo corrispondono esattamente ai personaggi in primo piano. Quello di sinistra incornicia i tre fratelli, quella l'arcata di centrale è in linea con il padre, e quella di destra con le donne. I corpi dei protagonisti sono regolari e muscolosi e sono ispirati alla scultura antica. Le figure sono nitide, essenziali, di una bellezza senza fronzoli, senza decorazioni inutili, una cosa molto diversa dal tipo di pittura che andava di moda fino a pochi anni prima. Il pittore di questo capolavoro è Jacques-Louis David, vissuto a cavallo tra 700 e 800. Fu tra l'altro un grande sostenitore della Rivoluzione francese e poi di Napoleone. Nel Giuramento degli Orazzi, in particolare, vuole esaltare l'eroismo, il sacrificio per il bene comune, il rigore morale, tutti i valori che andranno molto di moda pochi anni dopo, a partire dal 1789, con lo scoppio della Rivoluzione francese, quando alla frivolezza dei nobili si contrapporranno la severità e la forza dei rivoluzionari.